La bocciofila romana presenta Che palle di Natale, due vecchie stelle cadenti della radiofonia romana che non hanno nulla da festeggiare. E poi, sottotitolo, se sei l'infame a marzo, perché a Natale dovresti essere migliore? Eccolo, è ritornato, è proprio lui, è Maurizio Catalani, evviva, bentornato. Sì, ma non vi posso lasciare un minuto soli. Sì, successo al finimondo. Certo, la sigla nuova dov'è? La sigla nuova dobbiamo fare io senza che lei mi dà incipit e non muovo un dito. Lei l'ha già avuto. Ma... dov'è il sottoposto? Mi devo subito arrabbiare. No, il sottoposto è in vacanza pure lui a sua volta. Adesso appena rientra gli apriamo le nocelle. Lei come mi sta? Come sono andate le vacanze? Bene, devo dire molto bene. In grande serenità, con proprio, capito, quel senso di morigeratezza che mi contraddistingue, soprattutto in queste occasioni, e ho trascorso delle serene festività. Questo mi fa piacere. Sì, lei è mancato molto a tanta gente, lo sa. Immagino. Questo non me lo spiego, ma lei è mancato proprio a te, giuro, agli ascoltatori. Quante sono le cose che non ci spieghiamo, caro Micci. Tante nella vita, sì, tante. Allora. Senta, è andato tutto bene, vero? Lei ha fatto un periodo di tranquillo riposo. Lei approfitta del fatto che io le ho già raccontato certo. Va bene, dunque, le notizie che poi ha trovato qui nel nostro bel paese a rientro. Guardi, io le devo dire la sincera verità, sì. Ho passato 8 giorni senza mai accendere un internet la televisione italiana, Rai Italia, è praticamente quasi inguardabile, qualcuno dovrebbe fare qualcosa, proprio lo dico col cuore in mano. Però 8 giorni ho detto non voglio sapere nulla, quelle cose, mi voglio dimenticare questo bel paese. Fatto bene. Sono tornato, ho acchiappato i giornali come hanno fatto tutti, e insomma stavo meglio prima. È molto. Senta, chi c'era lì con lei? Qualche politico? Cosa? Sì, qualcuno. Qualcuno c'era. Ma non frequento, non conosco, quindi a parte una per la quale ho un'estrema simpatia personale, ma che insomma non nomino per questioni. Certo. Di educazione, di bravo, per il resto ce n'erano, ma insomma non è che si frequenta la gente, li si frequentano i propri amici, punto. Ovviamente. Senta, fra le tante notizie che lei, delle quali avrà preso atto nel rientro a casa, c'è quella di appunto Mario Vattani. L'ha seguita la vicenda di Mario Vattani? No, devo dire sinceramente no. Cosa è successo al signor Mario Vattani? Mario Vattani è figlio di cotanto padre, vale a dire una diplomazia di massimi livelli, eccetera, eccetera. Ora, che cosa è successo? Che è venuto fuori su YouTube un filmato relativo al mese di maggio, nel quale il Mario Vattani, si detto Katanga, cantava in occasione di un concerto in una festa a Casa Pound, cantava delle canzoni inneggianti il fascismo e quant'altro, insomma, e questo ha provocato disagio. Saranno pure affari suoi. Ecco, volevo un suo pensiero in merito. L'hanno anche sospeso perché lui era Osaka come rappresentante della diplomazia italiana. Dunque, suo pensiero. Beh, se ti sospendono per due canzonette in questo paese il Parlamento dovrebbe essere vuoto, ma insomma queste poi sono opinioni abbastanza personali, come tutte quelle che poi ognuno di noi redige, voglio dire. Io ritengo che se uno vuole andare a Casa Pound a cantare le sue canzonette, se le canta, assumendosi chiaramente i rischi se viene sputtanato su YouTube, perché in questo paese si sa, insomma, per alcune cose ci sono delle regole ferree, anche ridicole, a distanza di 60 anni, perché tanti sono passati, non uno, e per altre insomma ci sono le regole meno ferree, cioè se rubi prendi i soldi dei noi contribuenti, ne fai ciò che vuoi, fai atti di pedofilia, di violenza contro le donne o quant'altro, contro le forze dell'ordine, in maniera, resti impunito. Se vai allo stadio e spari a un poliziotto resti impunito, poi due canzoncine la paghi grave, ma adesso siano di destra o di sinistra non mi importa niente, è proprio la disparità di educazione civica e di educazione giuridica, ecco, che mi dà fastidio. Sa perché lei, allora guardi, lei, io la condivido ancora una volta per un motivo molto semplice. Lei ha fatto cenno a chi ruba, i politici conclamati, no? Quelli che abbiamo conosciuto attraverso le vicende che continuiamo a conoscere. No, ma lei ha detto una cosa, per esempio la disparità di giudizio. Io, pur condividendo zero, come lei ben sa, l'opera del Vattani, però
Allora Bossi che fa le corna a Napolitano, che gli dà del terrone, e Calderoli che lo chiama cettola qualunque, a me sembrano molto più gravi queste cose qua, che passano invece totalmente sotto. Ma anche queste sono meno gravi rispetto no, a beh, no, è fermo, impunite, è fermo, è no, stai parlando parole, della massima carica del paese. Voglio dire, ma le parole a volte feriscono ma non uccidono, i fatti invece uccidono, punto. Cioè in questo paese accadono dei fatti drammatici, voglio dire, anche le parole della Merkel subite o date riguardo al nostro paese, le interferenze su quella che è la nostra politica vita parlamentare, quindi la libera opinione dei cittadini italiani che debba subire le ripercussioni della Merkel per antipatie personali, giusto o sbagliate che siano, sono parole che sarebbero rimaste lì gravi, ma che insomma non davano pace a nessuno se non fossero seguite dai fatti. Voglio dire, se chi canta una canzoncina di destra o di sinistra, se la canta e se la suona, come si diceva da noi, arrivederci e grazie. Se chi invece canta, che ne so, una canzone dei tempi del Führer, dopodiché esce e spara a pacifici, è ben più grave. Ecco, in questo paese viene più punita la canzonetta di quanto non venga punito il reato vero e proprio. Anzi, per il reato vero e proprio poi c'è tutta una giurisprudenza e tutta una morale abbastanza ridicola e abbastanza divertente, che non diverte proprio nessuno perché è scaduta nel grottesco, attraverso la quale poi il carcerato viene di gran lunga più amministrato da un punto di vista umano e giuridico di quanto non sia, di quanto non accada, anzi che non accade proprio a colui che il reato l'ha subito. E questo che di questo paese mi fa francamente molto schifo, ma non lo dico da oggi per il Vattani, lo dice da tempo, lo dice, cioè da qui tempo. Ci sono mamme che sono costrette a subire la presenza degli assassini del figlio, o maggiormente di coloro che l'hanno violentato, che camminano tranquilli sotto casa loro e li continuano a vedere tutto il santo giorno, e restano impuniti, e loro restano nel loro dolore, nella mancanza poi della persona cara. E questo non se ne parla poco. Poi si fa giurisprudenza e si scrivono migliaia di pagine sui giornali sulle canzoni del Vattani. Adesso io ripeto, sono 8 giorni che non leggo i giornali, ma se lei me ne cita il fatto, evidentemente ce n'è stata una lunga letteratura. Beh sì, se ne è occupata, certo, la stampa. Ecco, voglia, certo. Oggi come oggi, secondo me, la letteratura quotidiana dovrebbe essere di gran lunga più accentuata sul fatto che questo paese è un paese senza governance, perché insomma, se devi andare a scomodare un signore come Monti, che del quale poco si sa dal punto di vista della vita personale, ma molto si sa sotto quella professionale, è inutile rivangarla perché ci siamo lasciati proprio parlando di questo circa 8 giorni fa. Bisogna andare a scomodare con Monti, come scriveva Gramellini sulla stampa, me lo fece leggere proprio suo fratello, per fare delle cose che ovviamente sono un tappo a una bottiglia che esploderà entro una settimana, perché comunque dentro c'è del gas che si muove. E allora lei si rende conto che noi siamo in questo momento un paese senza un governo, o con un governo che sta tappando un buco sapendo che sotto c'è uno tsunami che sta per riesplodere, quindi buco contro buco, un governo che non fa nulla per frenare gli aumenti a questo punto ingiustificati della benzina. Sono tornato in Italia, mi hanno detto che il diesel ieri sul raccordo anuale stava a 1,8, sì, a 1,8, sì, anche a la 4.000 benzina. Euro al litro, sì, uno neanche, scandalo. Non si paga credo neanche la droga a queste cifre, adesso io non lo so perché scandalo assoluto, non facendone uso, ma insomma la benzina costa più di un etto di cocaina, un grammo, quanto cacchio se ne compra, non lo so, voglio dire, però a questo punto poi si fa giurisprudenza e si fa letteratura su una canzoncina. Questo fa cadere ancora di più le braccia, ma non per il fatto del Vattani in se stesso, perché di Vattani sotto questo aspetto negli ultimi 30 anni, 40 anni ce ne sono stati 1 milione, ce ne abbiamo perso giorni e giorni a leggere sui giornali di cazzate, quando invece si stava corrodendo in maniera drammatica la nostra montagnola, e la frana era vicina e nessuno ne parlava perché faceva più comodo parlare del Vattani o del Bossi o del Vendola o via dicendo. Ecco, voglio dire, credo sia più grave fra i fatti colletto, citato Vendola, che scopro che ha speso quasi 1 milione di euro dei contribuenti per andare a fare i suoi viaggetti in giro e nessuno gli dice un cazzo. Sì. Allora, credo sia molto più grave la benzina a 1,8, credo sia molto più grave che Penati sta ancora in giro, credo che sia ancora più grave che Milanese non l'hanno arrestato, sì, credo, certo, che sia più, certo. Queste sono cose sulle quali bisogna scrivere quotidianamente, non la canzoncina a Casa Pound, perché me cascano le braccia, la gente non ce la da magnà. Questo è un paese che a marzo, parlando
con un egregio professore che ha uno degli studi più importanti per quanto riguarda i rapporti fra il paese Italia e l'Europa, per quelli che sono i finanziamenti, ma su cose attive, non sulle solite minchiate o sulle quote latte, mi diceva che entro marzo, a suo avviso, l'euro crolla o sarà svalutato del 50%, perché non ci sono più le basi per poter questo è molto improbabile, reggere il mondo euro. Quindi significa che oggi quella benzina che paghi a 1,7, con 1,7 ci compri mezzo litro. Contando che questo paese è svenduto da Prodi in Europa a 1.936, ha già subito il fatto che chi aveva 100 milioni in banca si trova 50.000 euro, con 100 milioni ci comprava una birreria e con 50.000 euro ce ne comprava mezzo. La seconda svalutazione che subiamo in 10 anni, l'Italia, che è un paese straordinario perché è un paese di piccoli risparmiatori, un paese nel quale molti hanno le case, avrà un attacco non più solo sui problemi economici, ma anche sui problemi patrimoniali, cioè chi ha la casa non sarà in grado di tenersela. Allora questo è più grave, perché viene a cadere, a marcire quelli che sono stati i due grandi rilanci dell'economia italiana, 10 anni dopo il dopoguerra e quei famosi anni 90, che oggi vediamo in misura diversa. Il famoso craxismo comincia a diventare, ecco, quello che dicevo del berlusconismo. Questo è un paese straordinario perché a distanza di 20 anni si rivaluta tutto ciò che era assolutamente impalpabile o addirittura degenerativo. Dice, ma perché ritornasse il puzzone? Come no? Un termine italiano. Certamente. A ritornasse il puzzone, certamente. Un termine italiano che tu non trovi né in Germania né in Inghilterra. No, no, aridateci il puzzone, perché quello dopo è sempre peggio di quello prima. Queste sono le cose di cui a mio avviso bisognerebbe parlare. È verissimo. Questa è la tragedia vera, biblica di questo paese. Riprendiamo domani mattina, perché lei è ritornata alla grande, mi è ritornato in palla, ma veramente rigenerato. No, ma lei mi parla di cose che mi mandano in bestia, perché insomma... non credo che non si possa pensare di non aprire il giornale, un italiano qualunque, e qualcuno abbia il coraggio di scrivergli: guarda, italiano mio, sei nella merda, tu fra marzo e aprile la casetta che ti sei messo da parte. Ci dovrebbe essere in prima pagina scritto vergogna, perché la gente che ha 80 anni e che non sa più come fare, che prende 500 euro di pensione al mese, che è costretta a prendersi un libretto bancario. Questo è un governo delle banche, ma per vai a rubare a chi non c'ha soldi neanche per il Kleenex e la Schwarzenegger. Va bene, ho delle incombenze, però la riprendiamo domani mattina, perché poi la vorrò interpellare anche su un altro argomento che voglio in merito confrontarmi con lei. Bentornato, a domani. Maurizio Catalani. Radio Yes, la radio della città di Roma.